Salve, vi do il benvenuto al Punto Cum, momento di incontro del Cum Festival, pensato per cercare di portare le tematiche che verranno affrontate durante questa edizione speciale di Cum anche al di fuori degli spazi della Mole Vanvitelliana e di presentarle non al solo pubblico di Cum mediante un contatto diretto con la città. Un aspetto che solitamente caratterizzerebbe e darebbe vita a una rassegna come questa, ma che a causa dell'emergenza sanitaria che ancora incombe e purtroppo ci prosegue, ci ha spinto a sfruttare le risorse digitali per raggiungervi. Le interviste che si svolgeranno in questo spazio, e di cui potrete usufruire comodamente dal nostro sito web, hanno quindi lo scopo di approfondire con i protagonisti del festival i loro interventi a vostro beneficio. Detto questo, do il benvenuto al nostro primo ospite, il professor Rocco Ronchi, che ha avuto l'onere e spero il piacere di aprire questa prima edizione speciale del CUM e che ci ha appena raggiunto dopo aver concluso la sua relazione, dal titolo Ripensare il trauma. Rocco Ronchi, lo saprete già se lo avete seguito, ma voglio ripeterlo, è ordinario di filosofia teoretica presso l'Università degli Studi dell'Aquila, tiene corsi e seminari in varie università italiane e straniere, insegna filosofia presso l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicanalisi Applicata di Milano, dirige la collana, scusatemi, Filosofia al Presente, della Textus Edizioni dell'Aquila, e la collana Canone Minore per la casa editrice Mimesis di Milano. Organizza e coordina la scuola di filosofia teoretica Praxis di Forlì, tra le sue più recenti pubblicazioni Come fare per una resistenza filosofica, il canone minore verso una filosofia della natura e Bertolt Brecht. Grazie di essere qui, professore, e di aver accettato di Grazie a voi. animare questo spazio. Prima di parlare del suo incontro, mi sono ripromesso di aprire queste interviste chiedendo a tutti gli ospiti che siederanno qui con me in che modo e dove abbiano passato gli oltre 3 mesi di chiusura imposti dal governo a causa del coronavirus. Una domanda che possiamo definire leggera, se mi permette, ma che ci permette assolutamente di introdurre gli argomenti di riferimento di questa edizione speciale del Cum Festival. Beh, confesso che sono stato fortunato, la mia residenza è in campagna, in un bosco vicino a Forlì dove vivo e quando è scattato il lockdown insieme a mia moglie e ai miei gatti ci siamo trasferiti in questa casa e abbiamo avuto la fortuna di vivere praticamente la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, di vedere, insomma, di vedere tra l'altro quella casa, quel giardino, quei luoghi, in un tempo in cui normalmente non li viviamo perché per ragioni di lavoro siamo altrove. Quindi è stato tutto sommato un periodo, come dire, gradevole, certamente un periodo strano, certamente un periodo strano, un periodo in cui siamo stati vincolati e costretti a porre attenzione a cose a cui normalmente non avremmo rivolto l'attenzione, però tutto sommato è stato un periodo non così pesante. Certo, una cosa che a me faceva e continua a fare anche nelle mutate condizioni problema era la mancanza di relazioni reali con gli amici, eccetera, e quindi quello è stato un po' veramente arduo, un po' difficile, no? Proprio questa solitudine a due, ma questa solitudine in qualche modo coatta. Però tutto sommato devo dire che il periodo del lockdown è stato un periodo che ho passato in modo, diciamo, gradevole, certamente non come è accaduto a tante altre persone che sono state costrette a viverlo in condizioni abitative più difficili e quindi chiaramente conoscendo difficoltà che io, grazie al cielo, non ho conosciuto. Quindi non lo ricordo male, ecco, cioè a livello proprio puramente privato non lo ricordo male, lo ricordo come un periodo intenso, ecco, di grande intensità, rivolta a delle cose che magari normalmente non erano nell'orizzonte delle mie preoccupazioni. Sicuramente ha aiutato la riflessione sugli argomenti che sono suoi caratteristici, adesso poi parleremo appunto del suo intervento. Professore, come ha fatto notare durante appunto il suo intervento, il pensiero e il trauma hanno una lunga convivenza. La filosofia è sempre stata ispirata dal trauma, come ha riferito lei. Il pensare viene messo in moto da rapportarci con qualcosa che ci disturba. Non c'è pensiero senza il segno di un trauma continuato, anche fisico, di cui siamo vittime. Considerando la mia formazione da filosofo della scienza, devo considerare purtroppo, in merito alla magnifica descrizione che lei ha proposto della formalizzazione dell'idea che il trauma come agente scatenante del pensiero compiuto da Deleuze,
ho trovato molta attinenza con quanto ci dicono le neuroscienze, secondo le quali a livello cellulare il cervello apprende e quindi possiamo dire, pensa continuamente mediante la creazione ex novo di connessioni naturali. Un fenomeno che ha del traumatico, proprio perché prevede la sovversione di un equilibrio precedente, volto alla creazione forzosa di qualcosa di nuovo, ma comunque una creazione che è traumatica. Pensa sia una considerazione appropriata? Ci sono punti in contatto con il suo intervento di oggi? Ma certamente, guardi, quello che lei dice a proposito del funzionamento del cervello su scala macroscopica lo possiamo riferire a quel grande cervello che è la scienza stessa, intesa proprio come, come dire, come complesso, come pensiero che procede mediante una sua metodicità, no? E allora, se lo riferiamo alla scienza stessa, cosa ci rendiamo conto? Che, come tanti epistemologi, tanti storici della scienza hanno mostrato, che la scienza procede per rotture, per discontinuità nette. È vero che ci sono lunghi periodi di cosiddetta scienza normale, in cui la scienza si muove all'interno di una cornice di presupposti dati e mira soprattutto a verificare queste ipotesi presupposte. Ma questi sono i periodi appunto di normalità della scienza, sono i periodi in cui la scienza è per lo più applicativa. I momenti rivoluzionari nella storia della scienza sono sempre rappresentati da dei traumi fondativi che costringono a mutare il paradigma stesso della procedura scientifica, no? Quindi tutte le grandi rivoluzioni scientifiche sono state e continueranno a essere rivoluzioni paradigmatiche, cioè che non riguardano il fare quotidiano della scienza, ma riguardano la cornice complessiva di questo fare. E questo sta a significare che senza l'irruzione anche dolorosa di un trauma, no? Il perielio di Mercurio, no? Che smentisce le teorie tolemaiche, cioè, senza l'irruzione anche traumatica di un evento che in qualche modo mette in questione quello che è il sapere precostituito, non c'è progresso scientifico. Il progresso scientifico non è un progresso di tipo cumulativo, non è che noi aggiungiamo un altro piccolo tassello, no, di sapere al sapere pregresso. No, il progresso scientifico è in realtà un progresso drammatico, è un progresso fatto da rivoluzioni, da rotture, da interruzioni, da discontinuità che poi vengono ristrutturate, che vengono ricalcolate, per le quali si creano dei quadri teorici adeguati. E probabilmente il funzionamento del nostro cervello ha la stessa scansione, no? Anche il nostro cervello, se lei pensa alle teorie, non so, del premio Nobel Edelman, no? Sul carattere evolutivo, in qualche modo non lo possiamo spiegare il suo funzionamento mediante un meccanismo lineare. Cioè, la cosa che le neuroscienze ci mostrano in modo molto, molto evidente è che non c'è linearità nel modo in cui il nostro cervello procede, ma c'è emergenza a partire da situazioni critiche e ristrutturazione, no? Ristrutturazione che ha luogo quando questa situazione critica esplode. Questo il movimento complessivo della scienza e, come dire, il funzionamento del nostro cervello si fanno specchio l'uno con l'altro, no? Si fanno specchio l'uno con l'altro, perché la scienza stessa in realtà è un grande cervello collettivo che procede esattamente mediante questa scansione che ha nella catastrofe la sua risorsa e la sua fecondità. Cioè, la catastrofe in quel caso è certamente esperienza di un limite, ma è un limite che poi si trasforma immediatamente in risorsa e in occasione per la produzione di un nuovo sapere, che a sua volta evidentemente sarà condannato a ripetere questo ciclo, ma questo ciclo è il ciclo vitale dell'intelligenza. Quindi mi pare del tutto ovvio che noi lo possiamo, come dire, rintracciare sia a livello biologico-fisiologico nel funzionamento del cervello, sia a livello simbolico-sociale nel funzionamento della scienza, che è come un grande cervello che sta in scala rispetto a quello che è il nostro cervello individuale. Grazie mille, professore. Tra parentesi, pensavo proprio ad Edelman quando ho scritto questa domanda. Passiamo alla prossima domanda, che è un po' più relativa invece all'attualità. Professore, la morale secondo Deleuze, e alla luce di quanto lei ha spiegato nella sua relazione, è incarnata nel tempo di povertà, come dice Deleuze proprio, e diventa uno sforzo per essere all'altezza di ciò che accade, dell'evento traumatico, per essere appunto degni del trauma. L'immoralità invece consiste, al contrario, nel non essere degni di ciò che accade,
Mi scusi, vuol dire non concepire in quello che accade un segno o un destino manifesto. Una non morale vuol dire risentimento o una valutazione prettamente negativa dell'evento. Visto sotto questo punto di vista, le idee e le azioni dei cosiddetti no mask o di coloro che parlano proprio in questi giorni e che animano il dibattito pubblico di dittatura sanitaria, possono essere considerate come amorali, secondo appunto Deleuze? Allora, non so, secondo Deleuze, secondo me vanno considerate stupide, non vanno considerate, come dire, la categoria che io farei entrare in gioco non è quella, non è una, diciamo, una categoria d'ordine morale, no? Ma è una categoria legata, come dire, a di tipo intellettuale, cioè mi paiono semplicemente espressione di una cecità, espressione di una mancanza di consapevolezza, di un difetto di lucidità, soprattutto mi paiono espressione di un atteggiamento ideologico, cioè la caratteristica specifica di questi movimenti, sia dei movimenti no mask, sia dei movimenti cospirazionisti, sia dei movimenti negazionisti, qual è? È una caratteristica, ripeto, puramente ideologica. L'ideologia consiste nel cercare di ricavare la realtà da un'idea, nel porre come indiscutibile e assolutamente fuori questione un'idea e poi nel provare a dedurre dall'idea tutte le conseguenze e applicarle alla realtà. Quindi non è la realtà che mette a prova l'idea, ma è al contrario la realtà che si viene giudicata a partire da un'idea. Questa è la caratteristica di tutti i movimenti ideologici. Tutti i movimenti ideologici sono caratterizzati da questa farneticante pretesa di poter risolvere il reale, io dico nella dimensione del possibile, ma cosa voglio dire? Di risolvere il reale nella dimensione dell'idea, di risolvere il reale nella dimensione del concetto, nella dimensione... E non a caso tutte queste teorie di tipo complottista, negazionista, sono teorie estremamente articolate dal punto di vista dal punto di vista ideologico, no? Sono estremamente articolate, no? Hanno il loro modello originario, a mio parere, nei protocolli dei Savi di Sion, cioè quello mi pare sia in qualche modo il luogo di generazione di tutte queste ideologie, che poi tra l'altro condividono aspetti comuni, no? L'ipotesi appunto di un complotto, di una cospirazione, l'ipotesi, e sono tutte teorie che in qualche modo sono radicalmente, come dire, antiscientifiche in questo. La scienza a che cosa ci ha educato la rivoluzione scientifica? Ci ha educato a concepire la natura al di fuori della categoria della finalità. Ci ha insegnato, anche amaramente, a pensare che nella natura non ci sono scopi, non ci sono fini, e che ogni tentativo di mettere nella natura degli scopi e dei fini rappresenta un'indebita forma di antropomorfismo, una proiezione nella natura del modo d'essere dell'uomo. E anche nella vicenda che stiamo vivendo tutti ci dimostra questa assenza di finalità della natura, no? Questo suo procedere in modo quasi mostruoso per certi aspetti. Ora, se lei ci pensa, tutte queste teorie di tipo negazionista, cospirativo, eccetera, è come se volessero reinserire la categoria della finalità come principio di spiegazione di questi fenomeni. Cioè non accettano che la natura sia dominata dal caso, dal probabile, che non abbia un piano razionale, e quindi di fronte a un evento, tipo l'evento del Covid, devono in ogni caso trovare una causa, devono trovare un'intenzione, devono trovare uno scopo, devono trovare un attore della storia e un fine. È un fine di questa storia, e quindi devono immaginare che ci siano le grandi industrie farmaceutiche o i cinesi che si sono inventati il virus per... Ma tutto questo che cosa prova? Prova il fatto che per gli uomini, per gli esseri umani, è difficile pensare una natura priva di finalità, cosa che invece la scienza ci costringe a fare. Ed è una forma di saggezza, ecco, essere all'altezza di quello che ci succede vuol dire, secondo me, anche essere in grado di mantenere questa lucidità che proprio la scienza ci fornisce. E mi pare quindi che tutti questi movimenti, piuttosto che essere definiti immorali, siano la espressione di una
di un'ostilità a quel spirito scientifico che ha caratterizzato la modernità e sia un'espressione di una fedeltà superstiziosa alla categoria della finalità e a una concezione sostanzialmente antropomorfica della natura. C'è bisogno dei cattivi, perché se ci sono i cattivi che cospirano, allora i processi naturali non sono casuali, ma sono finalisticamente orientati, magari verso il male, ma finalisticamente orientati. Quindi mi pare che il difetto di questi movimenti, di queste cose, sia un difetto di lucidità e sia un'ostilità, ripeto, allo spirito della scienza moderna. Una teleologia del complotto. Certo. Possiamo definire. Grazie mille. Allora, ultima domanda, poi non rubo più tempo. Al di là delle considerazioni sulla pandemia di Covid-19 come forza in grado di avviare il pensiero, lo abbiamo ripetuto, e che speriamo possano produrre risultati utili per tutta l'umanità, secondo lei, anche dal punto di vista della sua esperienza personale, il Covid ci aiuterà a trovare un rinnovato e diffuso atteggiamento di rispetto verso gli altri, verso il prossimo? La mia non vorrebbe essere una speranza, vorrebbe essere una certezza. Io ho la sensazione che effettivamente il Covid abbia prodotto una trasformazione reale nel nostro modo di sentire collettivo. Non tanto a livello di contenuti, cioè di quello che noi pensiamo, quanto a livello di forma, del modo in cui pensiamo e del modo in cui sentiamo. Cioè noi siamo in qualche modo costretti da questo evento a rinunciare a, per esempio, a vie, a soluzioni di tipo privato, a soluzioni di tipo individuale. Il fatto che ci si salvi tutti assieme o non ci si salvi, alla luce del Covid, è un'evidenza. Non è qualche cosa che, come dire, può essere soggetto a un dibattito pubblico e a un conflitto di opinioni. Perché per come è fatto il Covid, per come è fatta un'epidemia, insomma, è inevitabile trarne una conclusione sul piano dei comportamenti. Non è che possiamo fare diversamente. Ecco. A me pare che ci sia questo aspetto, come dire, quasi coercitivo, no? Quasi un obbligo, un dovere al quale siamo esposti dalla vicenda Covid. E da questo punto di vista penso che ci sia una novità sostanziale all'interno dell'emergenza che stiamo vivendo. Come avevo cercato di dire anche adesso nell'incontro che abbiamo avuto, questa è un'emergenza che unifica il mondo. È un'emergenza che unifica il mondo non perché il mondo abbia deciso di unificarsi rinunciando alle sue differenze, ai suoi conflitti, perché di fatto comporta un'unificazione del mondo. Io posso essere uno jihadista che fa la guerra santa, oppure posso essere un devoto indù, oppure posso essere un cittadino consumista dell'Europa, ma è un fatto che sono, come dire, vincolato, che mi trovo nella stessa situazione vincolante dello jihadista o dell'indù. E questo comporta una unificazione reale del pianeta, cioè un'unificazione che diventa una grande occasione, secondo me, per il pianeta. Cioè il fatto che noi non possiamo più, il pianeta non può più pensarsi altrimenti che come pianeta, che come tutto. Cioè non può, cioè occorre sviluppare un pensiero planetario, cioè un pensiero collettivo. E il soggetto di questo pensiero planetario è in un certo senso il pianeta stesso, è la totalità del pianeta che deve riflettere su se stesso se vuole sopravvivere, se vuole andare avanti. Ecco, questa a me pare, ripeto, qualcosa di più di una speranza, mi pare che sia in qualche modo una certezza, no? Nel senso che se vogliamo fronteggiare una crisi di questo genere, non c'è altra strada, non c'è altra strada. Siamo obbligati, ad esempio, siamo obbligati a riconoscersi fratelli, non tanto per un obbligo di tipo morale, perché io riconosco nell'altro il mio prossimo uguale a me, no, non è un obbligo morale, sono costretto alla fratellanza da un fatto che mi obbliga in qualche modo ad assumere comportamenti che sono comportamenti di rispetto, di riguardo, di attenzione nei confronti del prossimo. Ecco, da questo punto di vista credo che il senso comune, quando parla di quelle situazioni in cui si fa di necessità virtù, dica qualcosa di molto preciso a proposito della situazione che stiamo vivendo. Effettivamente è una necessità il Covid,
una necessità, nel senso che non possiamo, sulla base delle nostre aspirazioni, potercene liberare come ci si libera da qualcosa di cui noi disponiamo. Noi non disponiamo del Covid, esce dall'ambito della nostra disponibilità, quindi è una necessità, può diventare una virtù. Anzi, questo è il compito, io credo, del pensiero, no? Il compito del pensiero sia proprio quello di riuscire a trasformare una necessità in una virtù, cioè anche in una occasione, in un'occasione, perché come cercavo di dire, insomma, i traumi hanno anche questa grande virtù, quella di produrre una realtà che prima del loro aver luogo, dell'aver luogo del trauma, era letteralmente impossibile. Ecco, c'è una nuova realtà che il Covid, nel bene o nel male morale, ha prodotto, e questa nuova realtà, secondo me, può essere un'occasione di trasformazione per i comportamenti complessivi dell'umanità. Grazie, quindi un risvolto positivo che in qualche modo attraverso il pensiero può essere regolato. Certo. Io la ringrazio di essere stato grazie con noi, a voi. Grazie mille e le auguro buon cum per quanto, insomma. La ringrazio.